Sirena mi ascolta. Sì, sì. E lui è. Sempre dietro, prima. Cioè, te, magari che vengo di da te. Valentina, intanto complimenti, bellissima gara, hai vinto la medaglia d'oro. A questo punto volevo chiederti quali sono le emozioni che hai vissuto durante la gara, dopo, e quali sono anche le tue prospettive. Prima della gara noi venivamo da una batteria che è andata bene perché avevamo il miglior tempo, ma in realtà avevo una FIFA blu perché l'anno scorso era una barca, quest'anno era diversa. E non sapevamo come poteva andare, poteva capitare di tutto nella finale e avevo davvero tanta paura, avevo una stretta allo stomaco quando sono andata su. Ma quando abbiamo cominciato a vogare, nonostante fossimo ultime all'inizio, ho avuto piena fiducia nelle mie compagne perché eravamo unite, eravamo un equipaggio. E alla fine della gara la cosa più bella è stata avere loro al mio fianco. L'emozione più grande è stata poter condividerla con loro, la gioia di aver raggiunto l'obiettivo più bello che si poteva raggiungere. Abbiamo fatto il massimo e questo ci ha ripagato di tutto. È stato un raduno difficile perché abbiamo preparato la barca in pochi giorni in realtà. Però, e anche con qualche scaramuccio all'inizio, non eravamo coese, ma volevamo una cosa, la volevamo tutte quante e sapevamo quello che dovevamo fare. E abbiamo creato un feeling fra di noi che ci ha portato a fare grandi cose e la gioia è stata quella. Ecco, adesso come adesso è chiaro che per ogni atleta l'obiettivo sono sempre le Olimpiadi, le tue speranze e quali sono le possibilità oggettive di poterci arrivare e magari riuscire a fare anche bene. Io sono un po' scaramantica e quindi i sogni non si rivelano. Io inizierò da domani a vogare di nuovo, a lavorare sodo e metterci tutta me stessa per cercare di arrivare a tutti gli obiettivi a cui voglio arrivare, però non dico dove. Ok, ecco, questa è Valentina in acqua sulla barca e Valentina fuori, e invece che cosa fa, studi, che cosa stai facendo e quali sono anche un po' i tuoi interessi che magari ti portano anche vicino a questo tipo di attività? Io studio economia aziendale qua alla Cattolica di Cremona. L'ho scelta soprattutto perché appunto mi permetteva di conciliare lo sport e lo studio. Vengo da una famiglia che ci tiene molto allo studio, alla preparazione culturale. E anch'io ci tengo, mi piace, sto studiando, sto cercando di rimanere in pari. Sto cercando di bilanciare essenzialmente, quest'anno ho cercato davvero di bilanciare lo sport con lo studio, soprattutto è stata la mia priorità, perché ho iniziato a allenarmi anche al mattino e quindi ho cercato di conciliare. Poi io, la cosa più importante per me è la famiglia, quindi sì. Ecco, per fare l'atleta a questi livelli naturalmente devi fare qualche sacrificio, ti pesa in modo particolare magari saltare qualche weekend con le amiche, magari le vacanze in questo momento e poi hai in programma qualche weekend da fare per divertirti un po'? Io non faccio sacrifici, nessuno di noi fa sacrifici, la nostra è stata una scelta volontaria, noi non abbiamo fatto sacrifici, gli altri ci guardano e ci dicono complimenti, hai rinunciato a un sacco di cose, no. Io ho scelto di fare quelle cose perché mi dà certe emozioni, perché quello che mi dà finito, io mi ammazzo in allenamento, ma poi quello che mi viene fuori, quello che mi ridà questo sport è qualcosa di incommensurabile. E quindi io no, non faccio sacrifici, non vado fuori con le amiche, lo faccio, va bene. Facciamo il modo di trovarci comunque, le mie amiche. Io non ci sono per 2 mesi, oggi sono riuscita a trovarci, l'unico giorno che io ero a casa, sono venuta sotto casa mia con uno striscione, perché quando vuoi trovare una persona, la trovi. Non, nessuno di noi fa sacrifici, facciamo delle scelte, ma vacanze sto programmando per settembre, quelle non mancano mai. Quando ci tieni una cosa, fai il modo di averla in qualche modo. Dovrei andare un po' a Ravenna, speriamo, al mare, che io adoro il mare. Speriamo. Ok, perfetto, complimenti ancora. Grazie.